Vediamo un po' per grande. Consigliere Scarpicchia. Sui problemi delle scuole, riallacciandoci anche all'ultima raccomandazione, all'ultima raccomandazione della signora Consoli, è noto che l'amministrazione è costantemente sugli interventi e sulle manutenzioni, lo possono testimoniare tutte le varie procedure attuali e lo testimonia anche il fatto che il tavolo permanente di confronto delle politiche scolastiche, ad avviso della signora Consoli, non attivato, è stato riunito, se non sbaglio, 3 o 4 volte. All'inizio e sicuramente all'inizio e sicuramente al termine degli anni scolastici, anche l'anno scolastico durante, e ricordavo in passato, evidentemente non è stato ben recepito da, o probabilmente non sono stato chiaro io, che è stato portato a questo tavolo, ci riepilogo dell'ultimo quinquennio dei lavori effettuati all'interno delle scuole e delle tempistiche, proprio per dare contezza alle istituzioni scolastiche della risposta che l'amministrazione, dell'attenzione che l'amministrazione pone a questa problematica, sicuramente di tutto il rispetto e della massima attenzione. Ovviamente ci sono stati episodi recenti come i furti e le introduzioni nottetempo nella scuola di Quattrucci e altre situazioni che sono di recentissimo o comunque di recente accadimento sulle quali si sta intervenendo. Posso testimoniare, lo possono fare anche gli assessori, ancorché nuovi, ma soprattutto i precedenti, la Fassini, che anche a me, che ogni segnalazione che arriva dalle scuole, alle quali spesso abbiamo ricordato che su interventi di specifica natura forse era il caso di attivarsi al termine dell'anno scolastico precedente e non alla ripresa immediata dell'inizio dell'anno, semplicemente per essere più presenti e per rispondere meglio alle esigenze, perché abbiamo notato che alla ripresa dell'anno scolastico nel giro di 48 ore sono arrivati, possiamo dire, sono piovute una serie di richieste che si fa fatica a comprendere se siano verificati questi inconvenienti nel giro di soli 2 giorni all'inizio delle scuole, ma sono sicuramente interventi che andavano probabilmente, anzi si sono verificati probabilmente prima della chiusura e che evidentemente le scuole, o da allora non possiamo ovviamente entrare in questo specifico ambito, ma che non hanno ritenuto opportuno non segnalarci subito e che magari se fossero stati segnalati alla chiusura dell'anno scolastico ci sarebbe stato tutto il tempo di risolvere le cose, ovviamente tranne quelle di natura contingente che si possono verificare durante la riapertura. Per quanto riguarda una serie di cose che ha ricordato Scarpicchia, peraltro mi consente di dirlo, consigliere, la raccomandazione è un invito rivolto in forma verbale al sindaco tendente all'adozione di determinati provvedimenti, lei forse è andato un po' oltre, anzi sicuramente è andato oltre. Peraltro l'altra sera qui c'era una mozione di sfiducia alla quale lei ha ritenuto di non prendere parte e questo ci lascia anche un po' perplessi. Oggi viene qui con questa veemenza dicendo lasciatemi parlare, lasciatemi dire perché io ho bisogno di fare qualcosa. 48 ore fa c'era una mozione di sfiducia. È noto che il Movimento 5 Stelle invita ripetutamente questa amministrazione a lasciare posto ad altri. Sarebbe stato opportuno lei fosse qui e avesse contribuito eventualmente a provare, oppure evidentemente non riteneva che fosse necessario farlo, indipendentemente dai suoi impegni che sicuramente non sono in dubbio. Tornando alle varie situazioni che lei ha rappresentato, su alcune cose ritengo che siano argomenti abbastanza delicati, io potrei tranquillamente fare un'interpellanza, un'interrogazione, anzi mi auguro che lo faccia anche a chiarezza delle situazioni che ha rappresentato. Sa benissimo, come abbiamo più volte ripetuto, che gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle strade e sulle vie cittadine, peraltro alcuni già in corso e altri già effettuati, sono legati strettamente a le risorse finanziarie, abbiamo anche risposto più volte a queste, evidentemente non se ne è tenuto conto nella sua raccomandazione. Sulla sicurezza è lo stesso discorso. Per quanto riguarda le richieste di atti che lamentano non essere state evase, i bonifici ad esempio per le strutture sportive, adesso verificheremo se così è, prego la dottoressa Rasi di prendere nota di questo. Dottoressa Rasi, consigliere lamenta di non aver ricevuto riscontro a questa richiesta di atti, i bonifici effettuati per le strutture sportive.
governo, abbiamo difficoltà a dirlo. Di Forza Italia ha postato su Facebook, anche sulla pagina del sottoscritto, ho chiesto informazioni alla dottoressa Lanzi, che è qui, la quale mi ha comunicato che la cifra messa indicata dal Consiglio di Tasca è assolutamente sbagliata, credo che siamo intorno ai 25.000 euro, grosso modo, che ovviamente non vuol dire che sia giusto o non giusto non aver ancora saldato questo debito. Quindi la cifra che Fiasco ha, tra l'altro, è anche abbastanza grossolana e inopportuna, perché bastava che l'amministrazione Frascati, come probabilmente sta facendo, e peraltro parte riguarda questo esercizio finanziario corrente, non partite pregresse. Ma c'è un discorso che Fiasco non ha detto, che può essere o non essere pertinente, che con i Frascati deve all'amministrazione rotterata per altre situazioni, che vorrei che dovesse avrasi, circa 30.000 euro. Ora ovviamente non è che si fanno le partite di giro e gli scomputi, però va da sé che se dobbiamo ricevere da quel comune una cifra superiore a quella che dobbiamo dare, forse qualche domanda andrebbe posta. E anche su questo eventualmente consigliere Spezzecca mi inviterei a approfondire, magari facciamo anche insieme, sono disponibile. Riguardo la lei riferita azione censoria nei riguardi del presidente della Rivace Calcio, che ha tenuto una conferenza stampa, credo intorno al 9 al 10 di ottobre, se non ricordo bene, vorrei che fosse chiaro bene ciò che è accaduto. La comunicazione fatta al presidente della Rivace a ridosso della conferenza non era certamente quella di dire non devi fare la conferenza stampa altrimenti qualcosa accade, ma era quella di dire utilizza gli impianti che hai in concessione per le finalità per le quali sono stati concessi. Quindi se ritieni di utilizzarli per fare qualcosa di diverso, sappi che comunque si riserva la facoltà eventualmente di intervenire, per cui non è che è stato detto a Pedrosino non fare o fare qualcosa di diverso da quello che puoi fare. Se andassimo a leggere tutta la corposa e costante produzione stampa e altro della Rivace con dei suoi rappresentanti che hanno preceduto quella conferenza stampa, era chiarissima e palese l'intenzione di fare tutta una serie di attacchi strumentali e assolutamente falsi, e poi lo vedremo perché c'è un'interpellanza oggi o un'interrogazione, non ricordo, comunque su questo specifico argomento, nei quali il presidente Rivace lamentava assolutamente in modo infondato tutta una serie di problematiche, in particolare il fatto che a suo avviso lui si doveva far carico di lavori per l'omologazione del campo e che riteneva quei lavori fossero in capo all'amministrazione e non al sodalizio sportivo. La realtà, e poi possiamo confrontarci con Antonio su questa cosa, è che abbiamo fatto un incontro precedente a quella conferenza stampa dove il presidente della Rivace, seppur invitato, non si è presentato ma ha inviato un suo legale. È stato chiarito leggendoci passo passo la convenzione in presenza del legale che questi lavori di manutenzione e di omologazione, scusate, questi lavori di omologazione erano tutti, e sottolineo tutti, riferiti agli interventi di manutenzione ordinaria ripilogati certosinamente sulla convenzione. L'avvocato della Rivace ha preso atto di questa situazione. L'amministrazione, nonostante ciò, è a titolo di collaborazione per evitare anche queste strumentalizzazioni, si è fatta carico di fare degli interventi comunque a supporto di questa situazione che lamentava la Rivace per cercare di uscire dall'impasse. È stato fatto un verbale, è stato sottoscritto, il risultato è stato che Pedrosino ha fatto, possiamo dire, il Pedrosino presidente della Rivace ha voluto fare questa conferenza dove mi risulta, io non c'ero, mi risulta abbia detto una serie di cose peraltro molto lontane da quelle che sono le verità. Le verità sono che la Rivace Calcio, lo diciamo, lo vedremo dopo nella prossima interpellanza, deve ad oggi 6.450 euro a questo comune, che non ha saldato ciò che doveva saldare dall'inizio della conversione a stamattina. Se poi stamane arriva un bonifico e salta, bene, se non arriva un bonifico procederemo come previsto dagli atti di conversione, e cioè alla revoca della stessa. Il Presidente è stato più volte sollecitato, sensibilizzato, ha lamentato e continua a lamentare che i lavori che lui ha fatto li vuole scomputare dagli importi che deve al Comune, e così non è, perché l'abbiamo detto poc'anzi. Abbiamo messo tutta la buona volontà, ma siccome l'amministrazione in carica ha intrapreso un percorso di legalità e di trasparenza e ha revocato una concessione alla ST Polisportiva Rotterdam per centinaia di migliaia di euro non versati, è ovvio che anche a un euro o 6.000 o 100.000 che un soggetto concessore non versa deve automaticamente agire di conseguenza.
E ripeto, se entro i tempi previsti arriveranno le somme che la Vivace deve, beh, altrimenti il Comune sarà costretto, suo malgrado e anche con dispiacere, ma non può transigere a procedere nel senso che prevede la convenzione. Posso garantire che sono stati fatti espletati tutti i tentativi di comunicazione e quant'altro, sempre rispettando tempi e modi, e poi lo vedremo nell'interpellanza più avanti. Questo per quanto riguarda, per cui il discorso di pace, consigliere Scatecchia, non vedo antisensori né persecuzioni né altro. Se poi l'ingegnere Pedosino, che ha fatto parte della nostra coalizione, oggi si trova lontano, vicino o semi distante da questa coalizione, vogliamo è che questo può giustificarlo per fare o non fare altre situazioni. Sui 28 punti non è un argomento di raccomandazione, quindi andiamo avanti. La Rotondi ha lamentato, il consigliere Rotondi ha chiesto informazioni sulla stazione unica appaltata sulla commissione centrale unica di committenze. È uno degli argomenti che l'amministrazione dovrà affrontare a brevissimo, a cortesimo scaduto di termini. So bene che c'erano delle situazioni in atto che hanno impedito per quelle 2 settimane la convocazione del Consiglio. L'amministrazione si è comunque già mossa a più riprese su varie prospettive, che però ad oggi non sono consolidate, quindi oggi poter dire già qual è l'intenzione non è possibile. Sono stati presi contatti con comuni vicini fin da quando era in essere l'esigenza, cioè dallo scorso anno. Ora si dovrà valutare insieme ai gruppi consigliari quale sarà la prospettiva del problema, che insieme alla giunta ovviamente. Il problema della scuola, l'ho detto, stavo per momento, l'ho ricordato. Il discorso della scuola dell'infanzia da trasferire, consigliere Consoli, io onestamente non ne sapevo, almeno non so se ne ha conoscenza l'assessore Quassini, se vuole eventualmente dire qualcosa a lei.